A volte vogliamo distinguerci dagli altri per nostra scelta. A volte vogliamo assomigliare il più possibile magari ad un'altra persona. Sta di fatto che a volte ci sono delle persone che prendono delle decisioni veramente sconvolgenti. Quest'oggi vedremo alcune persone che hanno portato il proprio corpo veramente all'estremo. Però prima di iniziare, volevo ricordarvi che è arrivato il Black Friday anche su Gearbest. Quindi se siete in cerca di qualche ottima offerta, cliccate il primo link in descrizione. Se invece avete bisogno di qualche idea e regalo, qui troverete tantissimi prodotti scontati e con spedizione veloce da 1 fino a 5 giorni. Tutti i link qui sotto in descrizione. Fin dalla sua infanzia, Luis era ossessionato dal mondo degli elfi, delle fate e delle creature di fantasia. Però a quanto pare si è talmente appassionato a questo mondo che ha deciso di diventare un elfo. Questa sua decisione deriva anche dal fatto che da bambino veniva spesso bullizzato. La sua trasformazione è iniziata con uno sbiancamento della pelle e dei capelli. Subito dopo il giovane si è depilato completamente il corpo e si è sottoposto ad una liposuzione alla mascella. Luis ha inoltre modificato il colore dei suoi occhi. Quanto ha speso in totale? $35.000 per ora. Eh sì, perché ha intenzione di tornare in sala operatoria per cambiare anche altre parti del corpo e diventare l'elfo perfetto. Ha in programma di farsi togliere 4 costole e di diventare più alto. Pensate che ogni mese spende circa $5.000 per mantenere il suo aspetto fisico. A volte ci può capitare di non riuscire a lavare i capelli, magari perché siamo in campeggio, magari perché non va più l'acqua, eccetera. Però immaginatevi di non lavarvi e di non tagliarvi i capelli per decine e decine di anni. Beh, questo è quello che ha fatto Tran Van, l'uomo con i capelli più lunghi del pianeta. Pensate che non si tagliò i capelli per ben 50 anni, erano arrivate a misurare 6,8 metri. Il motivo per cui non se li tagliava è perché si ammalava spesso dopo l'intervento dal barbiere. Li aveva così lasciati crescere, racchiudendo in una sciarpa la pesante chioma. Ma non solo non li tagliava, ma non li lavava nemmeno, lasciandoli sporchi e puzzolenti. Una delle tante difficoltà di Tran era quella di non poter usare le moto taxi, perché non riusciva a indossare il casco. Comunque l'uomo si è spento in Vietnam, all'età di 79 anni. Questa è una persona che ha portato il suo aspetto veramente all'estremo. Non si è fatto le iniezioni di Botox o assurdi interventi. Quest'uomo non si lava da 60 anni. Diciamo che a lui spetta un primato poco invidiabile, ovvero quello di uomo più sporco del pianeta. Un primato però che l'ha fatto diventare una celebrità. Pelle squamosa e dura. Occhi che a malapena riescono ancora ad aprirsi. Non si tratta di una malattia rara, ma di uno stile di vita pigro e selvaggio. 60 anni fa decise di diventare un eremita, rinunciando ai rapporti con la gente e all'igiene personale. L'iraniano possiede una piccola baracca, sotto la quale si rifugia per la notte. Inoltre possiede anche una pipa, con la quale fuma gli escrementi degli animali. Pensate che lui non mangia cibi freschi e non beve l'acqua dal supermercato, ma si ciba e si abbevera di quello che trova. Fisico scolpito, capelli sul biondo dorato e occhi azzurri. Eccovi Maurizio, un ragazzo apparentemente normale, che però ha fatto oltre 20 interventi per assomigliare il più possibile a Ken. Fin da piccolo il ragazzo sognava di diventare un attore. Così all'età di 17 anni andò a fare dei provini per un film. Il regista però gli disse che poteva anche tornarsene a casa, dato che non era abbastanza bello. Fu in quel momento che Maurizio si sentì talmente male da decidere di cambiare il suo aspetto. In realtà la sua intenzione non era quella di assomigliare a Ken, ma è qualcosa che è successo per caso. Maurizio si è sottoposto a 5 rinoplastiche, ha cambiato i denti inserendo quelli di porcellana, si è sottoposto a diversi interventi ai pettorali e ai bicipiti e ha fatto iniezioni di Botox. In tutto ha speso oltre $1 milione.